Ed eccoci qui amici, prontissimi anche oggi per una nuova ricetta. E anche oggi vi saluto da Rocca San Giovanni, da Caldora a Punta Vallevò, insieme al nostro Marco Caldora. Grazie, grazie Jennifer, ben rivisti. Grazie signora, mi stavi dicendo. Signora, ma questo è signora professionale, signora. Sì. Ben rivisti signore, ben rivisti. Allora, chef, oggi che cosa proponiamo? Un secondo piatto, vedo. Sì, oggi facciamo un secondo piatto che potrebbe essere anche un antipasto, dipende da, dalle quantità. Diciamo che col pesce, effettivamente, se ci pensiamo, non abbiamo antipasto. Il primo sta a posto. È vero. Non abbiamo l'antipasto e il secondo, perché un secondo fatto in maniera ridotta può essere un antipasto. L'antipasto fatto in maniera abbondante, cioè col pesce, tutto poliedrico, c'è veramente una. Possiamo spaziare in. Adesso torniamo al discorso che ti facevo qualche giorno fa, quando ti dicevo, va capita la filosofia dello chef e del ristorante. Non si può criticare se io faccio, per esempio, una seppia e piselli per antipasto oppure la faccio per secondo, perché va bene in tutte e due le situazioni. Infatti, ma poi diciamolo un po' che questa categorizzazione antipasto, primo, secondo, a me scoccia anche, se devo essere sincera, perché tante volte magari non è che per fare un pasto e farlo bene devi per forza seguire questo iter, magari puoi anche mangiare due secondi. Io per esempio adoro tanto i secondi, quindi se vado in un ristorante preferisco prendere sempre antipasti e secondi, ma perché fondamentalmente, come dici tu, sono un po' la stessa cosa. È vero, è vero. Anzi, allora, secondo me l'antipasto dovrebbe essere interpretato come veramente una selezione della filosofia di cucina di quello chef, perché secondo me nell'antipasto si trova veramente la vera anima dello chef. Sì, perché si spazia di più. Però il punto forte di tutti i ristoranti, o siamo di carne, o siamo di pesce, il pezzo forte, dove spesso purtroppo, anche se oggi dico sempre, difficile mangiare male in un ristorante, il punto forte, il pezzo forte dei ristoranti comunque sono i primi, perché un primo fatto bene in un ristorante è importante. Assolutamente. I primi vanno fatti veramente a regola d'arte, non si, il risotto va fatto uno spaghetto alle vongole va fatto come si fa, vi farò uno spaghetto alle vongole prossimamente. Bene chef, grazie per questa promessa. Va fatto perché c'è. Perché è un grande classico che non abbiamo mai fatto. No, non l'abbiamo mai fatto, però non vuol dire spesso d'estate sul mare butti là una cosa e tanto aspetta le vongole, butti là. No. Ma come la frittura, tra l'altro. Sì, sì. Cioè si dà per scontato che è una cosa veloce e facile. Veloce, invece vuole le proprie accortezze. Sì. Allora presto chef ce lo farai. Sì. Torniamo alla nostra ricetta. Oggi facciamo una seppia arrosto col peperone dolce di Altino. Ah, che meraviglia! Semplice. Viva il territorio, sì, viva sì, l'Abruzzo, qui sì, c'è proprio tutto. È vero. Allora. Perfetto. Allora, qui abbiamo le seppie un po' più piccoline. Noi le usiamo aprirle dalla parte della aprire la sacca. A metà, le belle le apriamo a metà, togliamo la parte dell'interiora. Mettiamo da parte il nero che poi a chi piace ci può giocare per decorazioni, per farci qualche altra cosa. Togliamo tutto e lasciamo sia la pelle e sia l'osso di seppia. Okay. Chi è quel poeta che ha fatto con l'osso di seppia? Ci ha fatto poi una bella. Montale ha fatto una bella poesia, una bella. Sull'osso di seppia, che viene usato anche come decorazioni, a parte per i canarini e i pappagalli, viene usato anche come decorazioni, sai, queste cose appese. Non so se tu lo fai, io le faccio queste cose. Che cosa? L'ossa di seppia appese. Ah, no, cose. Io li devo direttamente ai pappagalli. Perfetto. Ne ho tre. Qua usiamo. Ne avevo tre, ne sono rimasti due. Usiamo una piastra, non ti parlo dei miei. Usiamo una piastra, però alla brace sarebbe. Io non posso dire da dove vengono i miei pappagalli perché li ha riportati mio padre da un luogo molto lontano. Meglio non andare nei dettagli, però. Ne ho due e le ossa di seppia le davamo ai pappagalli. Perfetto. Allora, abbiamo la seppiolina aperta, la piastra calda. Sì, perché la brace, la gratella sarebbe proprio qua, purtroppo non possiamo usarla. Bella bollente e mettiamo
a cucinare. Senti chef, ma il nero praticamente poi che gli abbiamo fatto per averlo noi così? Il nero l'abbiamo qua e ci ho aggiunto giusto un po' di amido di mais che me l'ha semplicemente un ma pochino... Ma l'hai dovuto scaldare? Cioè lo fai scaldare e aggiungi l'acqua? A freddo. Ah, amido così di mais diventa? A freddo, quindi non va cotto il nero di seppia? No, se vuoi cotto. Ma anche quando si fanno i spaghetti al nero di seppia va lasciato, non va cotto, va aggiunto... oppure appena scaldato, perché se andiamo a cucinare sono seppioline che abbiamo abbattuto no? Queste non vanno cotte, quindi le lasciamo, ne facciamo tre, dai, ecco qua, mettiamo in piastra. Qua mi sono fritto okay. Il peperone di Altino, mettiamo un pizzico di sale. Questa è una cottura breve, chef? Sì, ma tante volte si pensa che cucinare una seppia, a differenza del porco, che cucinare una seppia che occorra tempi esagerati. Invece, specialmente in questo modo... Beh, in questo modo, poi le andremo a tagliare. Io questa volta le lascio intere. Ah, che belle, io preferisco. Le lascio intere e ce le tagliamo a piacere, come... Esatto, preferisco, chef. Come vogliamo. Ebbene, ci siamo, chef, quasi. Adesso le giriamo pure. Belle tostate le nostre seppie. Belle toccanti. Che belle. Voilà. Ed eccole qui. Eccole qua, belle arrostite. Praticamente quando arrostiscono poi l'osso viene... Sì, l'osso poi lo lasciamo come decorazione, bello, sì, perché comunque è sempre bello chi vedere... Chi c'è pappagalli lo può riportare. Ma cotto, non so se gli piace. E quindi cominciamo pure ad impiattare. Io qua a Jennifer mi sono lasciato, come dicevo prima, un po' di nero, sì. Un po' di nero di seppia mi sono lasciato. Addensato con un po' d'amido. Ci giochiamo un po', no? Amido di mais, giusto? Sì, un po' di amido di mais, giusto per addensare un po' il liquido e un po' d'acqua, perché non è troppo denso. Quindi ci giochiamo un po' così. Quanto è nero! Bellissimo il colore. Un po' di mollica croccante. Pane fritto, giusto? Sì. Eccoci qua. Adesso cominciamo ad impiattare. Prendiamo le seppie. Abbiamo fatto una super porzione. Ma torniamo al discorso che dicevo prima, capito? Può essere un antipasto, può essere un secondo, può essere qualsiasi cosa, capito? Mettiamo un pochino girate. Le scoppiadito si chiama, mi sa già ve l'avevo detto qualche altra volta. Scoppiadito, stracciavocche, ce ne abbiamo di tutti i colori qui in Abruzzo, termini, chef, ne abbiamo termini, di veramente. Perfetto. Qua poi mi prendo, qui abbiamo messo semplicemente olio d'oliva e prezzemolo e lo abbiamo emulsionato col mini pinner. Ok. Che noi andiamo a condire la seppia. Sale l'abbiamo già messo, prendiamo il peperone. Crocca, senti che musica? Sì, fritto alla perfezione. Peperone va in olio bollente, va con la pinzetta, va messo e va torto. E va torto. Se rimane morbido, non vi preoccupate che poi come raffredda. Che come raffredda indurerà. Altrimenti diventa scuro, non è più buono. Mettiamo il peperone. Eccoci qua. Pensa che bello questo piatto, certo. E terminiamo con un filo d'olio a crudo. Appena appena. E qui abbiamo il piatto che è bello che è pronto. Mangiato caldo, non facciamolo asciugare troppo, e qui abbiamo commovente perché abbiamo proprio la... Abbiamo la nostra regione qui su abbiamo questo piatto la perché... la storia della costa dei Trabocchi, esatto. Ma non solo la costa dei Trabocchi, la seppiolina piccolina arrostita, un piatto semplicissimo che comunque sia per la sua semplicità è un gran signore. L'eleganza in un piatto... È vero. Complimenti, veramente, proprio bello. E poi è anche facile. Ecco, sì. Questa cosa per noi è importantissima perché ecco, noi abbiamo bisogno dei consigli dei nostri chef, però laddove loro magari utilizzano tecniche particolari, noi da casa abbiamo un po' di frustrazione perché non riusciamo a rifare i piatti, quindi è importante veramente proporre questi piatti rifacibili a casa che raccontano il nostro territorio, che dire di più. Grazie chef, grazie a voi, di cuore. Grazie a voi come e sempre. Seguiteci sempre. Grazie a voi, seguiteci sempre, dove chef? Su Rete 8, la prima emittente d'Abruzzo. A domani. Il consumo di carni rosse va limitato,
e il consumo di carni conservate completamente escluso dall'alimentazione. Queste sono le raccomandazioni del Fondo Mondiale per la Ricerca sul Cancro. Alimentazione vegetale è definita protettiva nei confronti di diversi tipi di tumori.